Eccoci, Alberto Marolda. Vabbè, ma mi avrete riconosciuto. A quest'ora i bimbi bravi dormono, sono le 3 di notte, ma stavo terminando di montare un servizio che ho appena messo online. Il problema è che ho scoperto una cosa molto carina su Matteo Renzi, qualcosa fatta contro Matteo Renzi. Un amico me l'ha fatta vedere su Facebook. Se, ho cercato, sembrerebbe che non sia molto diffusa, magari domani scoppieranno le polemiche. Però adesso magari può farvi divertire. Vi faccio vedere un attimo solo che vi giro la telecamera e spero che riuscirete a vedere, eh. Mettiamo a fuoco, zoomiamo un po' e cerchiamo di mettere a fuoco. Eccolo qua. Allora, questo è un sito internet che si chiama adessomatteorenzi.it. Vedete che parla di tasse, pensioni, scuola, lavoro, e sembrerebbe che sia il programma di Matteo Renzi, tant'è vero che c'è questo tatto. Ops, guardate che succede. Guardate, guardate. Strano, no? Qui c'è lo slogan di Matteo Renzi, ma questo è il sito internet del vero, il vero sito internet di Matteo Renzi. Chi sono? La struttura è la stessa, guardate, primarie 2012, Matteo Renzi, osservate bene la testata rossa che si riquadra qui come se fosse una coccarda, no? Una cosa messa in alto, insomma è una grafica discreta molto moderna. Adesso è con la stessa, questo è matteorenzi.it, con la stessa grafica ci sta adesso matteorenzi.it. La grafica è la stessa perché c'è adesso, c'è, spostiamolo perché si sposta, c'è primaria 2012 Matteo Renzi. Quindi ripeto, questa è quella originale, si vede male, ma andatevelo a vedere, matteorenzi.it, e questa è adesso matteorenzi.it. La grafica è la stessa. Questo sembrerebbe un sito fatto apposta per il programma, che del resto uno, se volesse andare a vedere, potrebbe andarsi a vedere qua, ci sta idee, clicco e vedete che funziona e ci sono tutte le idee di Matteo Renzi, quindi il programma di Matteo Renzi, cliccabile, uno stato semplice dalla parte dei cittadini, numero 8, clicco e mi fa spiegare che cosa pensa Matteo Renzi, ok? Non ve lo faccio vedere perché sono a favore di Matteo Renzi, ma sono a favore di una competizione elettorale giusta, e questi sono i giorni in cui Matteo Renzi ha distrutto, quasi come se si fosse messo d'accordo con Veltroni, quindi con il grande aiuto di Veltroni ha distrutto la nomenclatura del PD. Sembrerebbe che D'Alema a questo punto è fuori, sembrerebbero fuori in parecchi, come D'Alema fece con Occhetto senza pietà, Renzi sta facendo grazie all'aiuto di Veltroni, ripeto, con D'Alema. Torniamo qui, qualcuno ha fatto questo sito che a questo punto è chiaramente un fake, si dice, cioè un sito falso, perché io voglio leggere, guardate come inseguo il leggi con il mouse, si sposta dispettoso, ma insomma io sono una persona che informaticamente è abbastanza skillata, direi, visto che costruisco per voi il sito Io Giornalista TV, ma guardate, mi scappa, non riesco, se sono una persona normale a questo punto, ecco, guardate, niente, non c'è niente da fare, mi scoccio, me ne vado e mando a quel paese Renzi e dico che è un imbecille, e invece c'è qualcosa che non va. A questo punto voglio andare a vedere di chi è adesso matteorenzi.it. Vado sul GAR, che è il sito del governo italiano, un sito governativo dell'università, e trovo, vedete, matteorenzi.it, potete farlo anche voi, e è di proprietà di, è stato brevettato il 16 ottobre, quindi praticamente adesso, da una certa signora Elena Borazio. Vedete, registrant, forse non riuscite a vederlo, ma ripeto, è una cosa che potete fare anche voi tranquillamente, non riesco ad avvicinarmi di più, dovrei andare in macro, ma insomma vi basti questo come giusto come nota. Elena Borazio, ve lo leggo io, scendo giù, lo fa con la register.it SPA, è una società come tante ce ne sono, senza mettersi a fare pubblicità o non pubblicità. Scusatemi le riprese, ma è tardi, sono stanco, non ho il cavalletto e al volo con la macchina fotografica. Controllo anche qui di chi è questo, questo sito che abbiamo appena visto, adesso matteorenzi.it. Vado su un altro, giusto che il GAR sbagliasse, non sbaglia mai, ma vado su registro.it, adesso metto dentro nella ricerca adesso matteorenzi.it e trovo che anche questo è della signora Elena Borazio. Anche questo è basato sulla register.it SPA.
Bene, domani mattina telefonerò alla regista per chiedere chi è Elena Borazio, perché vado su internet e metto Elena Borazio e l'unica cosa che viene fuori è una directory americana di nomi, vedete, Elena Borazio fra virgolette, in modo tale che Google cerca solo Elena Borazio e non l'altro, e trovo che esisterebbe una Elena Borazio in una directory americana di nomi che si chiama usidentify.com, usidentify.com Borazio, clicco e vedete che vado su usidentify e vado su Borazio, sulla pagina dei Borazio, dove scendo, edit, Edna, Helen, Elisa, Elena, clicco e la signora Elena Borazio d'incanto non c'è, non esiste, o chissà mai se è mai esistita. Ci sono diversi Dorazio, Borazio di tutti i nomi, ma Elena non c'è. Giusto per la nota, vi faccio vedere un'altra cosa che accade negli Stati Uniti. Romney ha anche però un sito, ma non è suo, che si chiama Romney Tax Plan. Romney è l'avversario di Obama, è inutile che ve lo dica, dove c'è lo stesso giochino, vedete che Get the Details, questo è un sito fatto per trovare i dettagli del tax plan di Romney, l'avversario di Obama, lo ripeto. Romney e Ryan, il suo vicepresidente, dovrebbero aver scritto dentro questo sito, si dovrebbero trovare, dovrebbero aver scritto i particolari del loro piano tasse, ma non ci riesco. L'unica differenza, molto più onesta rispetto agli italiani, è che qui c'è scritto chi lo paga. Questo sito qua, ironico, perché poi anche sopra Romney Believe in America, questo è il marchetto delle elezioni americane, c'è scritto però anche, è stato aggiunto come se fosse stato aggiunto a pennarello rosso, Half of America, cioè la metà degli americani. Qui sotto questo sito è pagato dal Democratic National Committee, che sarebbe il Comitato Nazionale dei Democratici, cioè di quelli che seguono Obama. Purtroppo questo invece, fatto dalla signora, lo ripeto, lo vediamo qua, Elena Borazio, invece è un sito falso dove non dice nulla, ma sembra che sia vero. Caro Renzi, agisci e fai le tue denunce. Signori, arrivederci, perché adesso lo monto e vorrei andarmene anche a dormire. Ne riparliamo domani, telefoniamo alla regista. Arrivederci. Alberto Marolda vi saluta.